Piazzetta Cassio Sgrignani. Cassio Sgrignani era il primo maestro a scuola elementare, quello che ha insegnato sia la musica sia a leggere e a scrivere, ragazzi di Cantalupo nel 1900. La scuola è intitolata a Cassio Sgrignani. Ogni provocazione. Normalmente proprio qua ci facciamo gli spettacoli più particolari, più che scegliamo proprio. Che noi in tutta arteria non scegliamo nemmeno un artista. Noi diamo una piazza e ognuno è libero di fare la sua ipotesi espressiva. L'arteria è nata proprio con lo stimolo di non utilizzare spazi chiusi, ma proprio lasciare il vicolo come perno centrale del divertimento. Intitolato questa esposizione Dialogue. Questi scatti sono il frutto del mio dialogo con il mondo, con la vita, diciamo. L'arte o è scandalo o è follia. Dunque provocazioni. È un lavoro che io definirei quasi zen, perché sono tantissimi disegni che raccontano sulla giornata nella città. Arteria non lo conoscevo, è una sorpresa per me. Accanto a lui avevamo un giornalino del paese, si chiamava Mercurio in Forma. Il sindaco ci chiamò per dirci che la sede della redazione di questo giornale doveva essere data alla società sportiva, perché vuoi mettere l'audience che c'ha una società sportiva rispetto a un'attività culturale? E lì abbiamo pensato a quale manifestazione potevamo inventarci, la nostra manifestazione dei sogni. In 5 minuti uno può dare una sua ipotesi espressiva. A quale idea ora m'appiglio? Abbi di me pietà, dammi consiglio. E lì è nato tutto. Abbiamo trovato tanti amici che ci hanno dato una mano. Dopo 3 anni che eravamo in 4, abbiamo deciso di rinunciare alla proprietà dell'idea e darla a tutti quelli che volevano organizzare con noi. Arterie adesso è organizzata da una 60 di persone. Chi viene anche dal primo anno ha lo stesso potere di chi sta come me da 10 edizioni, proprio perché ognuno ha un'idea nuova e ogni ipotesi espressiva avviene anche nell'organizzazione dell'evento. Chiunque, anche venendo la prima volta, trova una famiglia qui. Trova la nonna che effettivamente pianta l'insalata per far mangiare tutti gli artisti. È successo oggi con una ragazza che viene da Torino, oggi partiva per Torino perché doveva ritornare al lavoro e piangeva perché non gli interessava la cosa artistica, probabilmente gli piaceva più la famiglia che qui trovava. Stasera noi avremo quasi più di 300 artisti, arriviamo a 5-6 mila persone per serata. Arteria ha 3 regole, l'artista può esprimere quello che vuole, il pubblico deve essere libero di vedere un'installazione oppure andarsene davanti a un'installazione e il cittadino del centro storico può decidere se farti esibire davanti alla propria piazza. Serve proprio per far crescere questa città immaginaria, questa città impossibile dentro Cantalupo e poi subito dopo farla scomparire come se niente fosse accaduto. Quindi non c'è un artista che prende un centesimo, non c'è nessuno che può fare cappello, non c'è niente che si può vendere o acquistare dentro il centro storico. Proprio per diversificare una rassegna di arti rispetto a una rassegna di artigianato. I soldi per pagare le spese, i manifesti, la SIA e tutte queste cose vengono dal lavoro degli organizzatori d'arterie che negli altri festival vanno a installare le luci, vanno a fare gli impianti audio, abbiamo un palco che diamo in noleggio. Da queste entrate qui noi riusciamo a prendere i fondi che ci servono giusto per partire. La manifestazione poi riesce a autosostenersi perché ha bassissimi costi, perché chiaramente c'è la collaborazione di tutti.
prima coinvolta la società e poi l'individuo. Tutti quanti, se miglioriamo, se ci diamo da fare, riusciamo a migliorare comunque la società. Quindi puntiamo all'individuo, puntiamo a noi, puntiamo a tutti quelli che vengono, cerchiamo di dare l'opzione politica della nostra manifestazione, come di tante attività culturali, è quella di dire: guarda, io ti ho fatto vedere questo, se tu sei più bravo di me, mettiti in gioco e poi probabilmente domani io verrò a vedere il tuo spettacolo.